Buongiorno, in questo momento ci troviamo in uno dei primissimi hotspot, sempre nella cittadina Selsmi, che ricordiamo si trova a neanche una quindicina di chilometri dal confine ucraino. Questo sostanzialmente è il primo hotspot, quindi le persone che arrivano dall'Ucraina molto spesso vengono qua, vengono accompagnate qua dai mezzi, da mezzi privati o messe a disposizione dalle autorità, per poi essere così ospitati all'interno di quello che era precedentemente un centro commerciale. Quindi c'è abbastanza confusione all'interno di questo spazio. E come vedete, insomma, è tutto allestito per dormire, per mangiare. E sono giunte notizie che questa mattina, molto presto, intorno alle 6, alle 7, sono riusciti a passare un certo numero di profughi dalla dogana, e in effetti sono appena arrivati. Noi personalmente stiamo cercando una signora, la signora Svetlana, che stiamo cercando di mettere in contatto con una coppia di Modena per poterla portare in Italia. Parlando con una volontaria della zona, per venire incontro alla confusione sempre maggiore che c'è, cercando di organizzare le cose, hanno proprio adibito le varie stanze dove precedentemente c'erano i negozi del centro commerciale, sono proprio dedicate a diverse città che definiscono praticamente le zone di approdo dove le persone vogliono andare. Per cui, ad esempio, abbiamo appena visto la stanza Lodz, per cui le persone che sono qui tendenzialmente vogliono andare a Lodz. Quindi chi ha dei passaggi per Lodz viene qui e si propone come accompagnatore. E così un po' per tutto l'edificio, che ricordiamo appunto è un centro commerciale, quindi è costituito proprio da un centro commerciale principale e da tanti altri spazi che sono poi quelli dove principalmente stavano negozi. L'unico negozio che è rimasto aperto, per motivi credo abbastanza comprensibili, è la farmacia. C'è davvero un caos assoluto, tensione, ansia e... La cosa che è una curiosità magari un po' leggera è la presenza di tantissimi animali da compagnia, da cani, gatti, trasportati insomma dentro a cucce improvvisate e passeggini a volte anche. Oltre ai tantissimi bellissimi bambini, probabilmente i cappellini più belli... Ciao! I cappellini più belli che abbia mai visto li ho visti qua. Vabbè, insomma, era giusto per trovare elementi di leggerezza in questa situazione. Continuiamo un attimo il tour. C'è molta stanchezza, si vede proprio negli occhi, nei volti delle persone. La temperatura qui fortunatamente non è così proibitiva come all'esterno. Ecco, questo, quello che vedete adesso in questo momento è proprio uno dei problemi principali delle persone che arrivano, ovvero rimanere in comunicazione con le altre persone che ovviamente sono all'esterno dall'Ucraina. Quindi una delle necessità primarie è avere delle SIM che possono comunicare, che possono permettere di comunicare appunto con persone che sono all'esterno dall'Ucraina. E qui è organizzato in maniera tale che ci sono dei volontari che regalano proprio delle SIM alle persone appena arrivate.
e questo sicuramente è un vantaggio, perché come è stato detto più volte anche in anni precedenti, quando i flussi migratori erano di altra natura, avere un cellulare durante certi tipi di spostamenti, un cellulare funzionante, è determinante proprio per la sopravvivenza della persona stessa, per tanti motivi. Quindi additare l'utilizzo di un cellulare a un rifugiato un'altra volta è davvero molto stupido e superficiale. Ecco, qui ci sono persone, come vi dicevo, che richiamano l'attenzione di eventuali rifugiati che magari hanno interesse ad andare in Germania. E nulla, sì, stavamo proseguendo appunto il tour. E oltre un certo spazio non è permesso l'ingresso ai giornalisti, quindi solo ai rifugiati, per motivi di privacy, questo lo trovo anche giusto.